Buonasera a tutti, come va? Allora, oggi facciamo diretta dal cellulare, che sembra sempre che sto in mezzo alla nebbia di Milano con la camera del computer e quindi sto facendo sempre un po' schifo. E allora oggi ho deciso di farla con il cellulare. Per chi non mi conosce, sono Lisa Silvia Coda, operatrice olistica multimaster, ora mi sto specializzando anche in aromaterapia. Specializzata in percorsi per le fiamme gemelle, però diciamo che più che altro il mio compito è proprio quello di far comprendere le ferite interiori, blocchi, eccetera, che noi vediamo. E che noi vediamo grazie al rapporto con l'altro. Ciao Lidia, benvenuta. Salutatemi intanto. Quindi, un po' questa è la mia specialità, no? Il rapporto con gli altri, che gli altri si dice spesso che appunto sono il nostro specchio, che ci mostrano quello che siamo. Oggi, allora, ieri abbiamo parlato delle anime gemelle, oggi vi volevo parlare della differenza tra anime gemelle e anime karmiche, perché vedo che queste cose non sono molto chiare, quindi le dirette di questi giorni verteranno molto su questi argomenti, perché vedo che c'è veramente tantissima confusione. Quindi prima di ovviamente andare a capire quali blocchi abbiamo, eccetera, cerchiamo anche di comprendere quale anima abbiamo davanti a noi. Allora, siamo già in sei collegati, benissimo, benissimo. Vedo che infatti questi argomenti qua piacciono parecchio perché vedo anche molti più collegamenti. Allora, prima di incominciare, vi ricordo che io faccio ancora oggi consulti, poi da domani fino al 14 luglio mi fermo con i consulti, faccio solo attivazioni, corsi, perché devo un attimino riorganizzare me stessa. Devo capire un attimino un po' di cose. E come vi dico sempre, quando siete in confusione, fermatevi e guardate dentro di voi, ed è proprio quello che farò io in questi 15 giorni e ne approfitterò ovviamente quando la mia bimba dorme, e meno male che dorme spesso, per proprio mettermi dentro di me e cercare di capire un attimo dove voglio andare, perché sono un attimino, cioè mi sento sballottata in questi giorni. Quindi ho bisogno di silenzio interiore. Infatti, che avevo fatto anche una diretta, mi sembra, sul mio gruppo, in cui era proprio uscito questa cosa: ma come comprendere quando un blocco è tuo, ovvero che, cioè, che sei tu che blocchi un percorso, cioè sei tu che blocchi una materializzazione, oppure è proprio perché non devi andare in quella direzione. Come fai a capirlo? Entrando dentro di te. E per entrare dentro di sé, ragazzi, bisogna fermarsi, non c'è altro da fare, bisogna fermarsi. Quindi da domani niente consulti, andrò avanti con le dirette, quello sì, con i corsi, con le attivazioni, ma consulti no, perché consulti no, tutto il resto se non diciamo scusa, ma se ti fermi, perché? Perché al consulto comunque io devo entrare in sintonia con la vostra energia per andarvi a sciogliere blocchi, eccetera. In questo momento io invece ho bisogno della mia energia e quindi non posso andare a sentire anche la vostra, no? In questo momento a fare addirittura un consulto di un'ora. Questo adesso non è che non mi è possibile, ma è controproducente per il mio obiettivo. Ok, quindi intanto appunto che vi ho detto tutto questo per aspettare anche le persone. Allora, partiamo dalle anime karmiche. Allora, le anime karmiche sono caratterizzate da una forte passione immediata. Mentre le anime gemelle, sì, hanno anche loro questa grande passione, però con il tempo un po' svanisce. Perché? Perché restano insieme, per la armonia che si crea nel rapporto.
Mentre invece nelle karmiche spesso questo non accade, si ha in continuazione questa grandissima passione, anche perché spesso di armonia in effetti ce n'è ben poca tra i karmici, adesso appunto lo andremo a vedere. Le anime gemelle da subito sentono che hanno qualcosa da fare insieme, una missione che può essere personale oppure di coppia, mentre invece i karmici hanno solo il compito di sanare il karma e sciogliere i nodi karmici che ci sono. Allora, andiamo un attimino a fondo tra nodi karmici e debito karmico, perché spesso vengono confusi anche questo. Iniziamo a fare un po' di chiarezza su questi due temi. Allora, io ho trovato un testo molto interessante che è di Lazael Ramaziel, che si chiama Il Trattato dei Fratelli Universali, il colore è la luce dell'anima, che spiega molto bene proprio questa differenza tra nodo karmico e debito karmico. E qui vi è scritto che praticamente il debito karmico è la raccomandazione che viene impressa nell'anima prima di un suo nuovo percorso karmico terreno, quindi per rammentarle ciò che deve apprendere in terra nel corso della sua ultima attuale vita karmica terrena. Quindi non è un nodo karmico da assolvere, ma è un precedente accordo di realizzare ciò che è importante per l'anima nella vita presente. Ciò può essere uno scioglimento karmicamente chiesto tra due anime che hanno già vissuto alcune vite insieme. Mentre il nodo karmico è lo scioglimento di una situazione che si è creata in altre dinamiche karmiche di una vita precedente, mentre il debito karmico è la realizzazione di un proposito karmico. Quindi la differenza è la caratura energetica, nel senso che un nodo karmico è fatto di tanti filamenti, mentre un debito karmico è solamente ricordare all'anima che ha un progetto da realizzare e ciò è impresso in entrambe le anime o più anime interessate allo stesso progetto. Quindi, tornando alla differenza tra anime gemelle karmiche, l'unione delle anime karmiche sono caratterizzate da molti problemi fin da subito. Vi è spesso una differenza di età, una differenza culturale, sociale o problemi con le famiglie di origine. Ed è anche per questo che spesso vengono confuse con le fiamme gemelle, perché anche le fiamme hanno queste problematiche. Le anime gemelle anch'esse possono averle queste problematiche, ma loro non è che ci fanno più di tanto caso. Per loro in realtà questi non sono problemi, mentre invece per i karmici sì. Il rapporto tra i karmici è sempre pieno di tensioni. La passione dell'inizio spesso viene scambiata per amore, mentre invece è solo passione. E ci sono anche tanti litigi, incomprensioni e tante difficoltà di comunicazione. Ed è anche per questo che spesso vengono confusi con le fiamme. Quindi attenzione a non confondere fiamme gemelle con un karmico. Come abbiamo detto, si hanno spesso problemi di comunicazione. In realtà questo problema potrebbe essere anche risolto con una comunicazione aperta, quindi centrandosi sul cuore, connettendosi all'anima, però questo spesso è molto complesso perché si viene presi, oltre dalla passione fisica, anche proprio da una passionalità emotiva molto molto forte, dove l'ira diventa irabonda, dove proprio si hanno questi exploit, diciamo, emotivi molto difficili da controllare se non si è ben centrati. Quindi
Quindi anche ovviamente tra le anime gemelle ci possono essere conflitti, ma in tal caso però le anime gemelle sanno di avere un compito ben preciso da svolgere e lo sanno. Mentre invece le coppie karmiche non lo sanno. Il compito dei karmici è sciogliere proprio il nodo karmico, punto. Quello è. Mentre le anime gemelle hanno anche una missione di evoluzione personale, come vi ho spiegato ieri, per chi se le presta può andarsela a vedere YouTube, il compito dei karmici è solo sciogliere il nodo karmico. Perché? Perché questo comunque aiuta il percorso evolutivo a prendere una maggiore consapevolezza. Come si esce da tutto questo casino? Ovviamente, perché ragazzi, anche i karmici sono belli tosti. Il mio ex marito era un'anima compagna karmica, quindi avevamo un karma molto molto pesante addosso. E io poco a poco sono riuscita a sciogliere i nodi karmici con lui, grazie al Kundalini Reiki, che ora vi spiego, ragazzi. Allora, il Kundalini Reiki unisce il Reiki Usui, no, scusa, unisce energia Reiki con energia Kundalini. E se hai a che fare con un'anima gemella karmica, poi questo qua farò una diretta anche su questo, Alessia. Anche su questo, però, cioè proprio per e per dirtela veloce, almeno che hai una risposta oggi. Se hai un'anima gemella karmica, ovviamente hai lezioni da imparare, ma hai anche un nodo karmico. Quindi, prima è meglio sciogliere il nodo karmico e poi andare avanti con il percorso da compiere per apprendere tutte quelle lezioni che devi apprendere. Anche con la fiamma puoi avere un karma da sciogliere, assolutamente sì. In realtà, ragazzi, con tutte le anime che noi abbiamo incontrato anche in altre vite possiamo avere karma da sciogliere. Ok, quindi con anime gemelle, con fiamme, io oggi sto parlando solo delle anime karmiche che hanno solo quello. Ok? Poi, ovviamente, come vi ho detto prima, io avevo un ex marito che era compagno karmico. Alessia ora che ci sta dicendo che ha un'anima gemella karmica, quindi ha anche un karma con la sua anima gemella e ho sciolto molti karma anche tra fiamme. Quindi il mio consiglio quando sono entrambe le cose, anima gemella karmica, fiamma che hanno karma, eccetera, la prima cosa da fare è sempre sciogliere il karma, perché quello è il fardello più pesante. Vi stavo dicendo appunto che è un modo molto utile per anche poi andare a sciogliere anche ferite oltre al karma, perché ovviamente quando si ha a che fare con queste tipologie di anime che creano moltissima sofferenza, si creano anche profonde ferite. Poi magari un giorno parlerò, magari domani, visto che siamo in tema, parlerò anche delle ferite karmiche. Ciao Asia, benvenuta. Parlerò anche delle ferite karmiche. Perché ci sono anche quelle di ferite che non ne parlo mai, magari è il caso di parlarne. Quindi, per andare a sciogliere tutti quei traumi, tutte quelle ferite che ti ha inflitto il karmico, che ti ha ferito anche l'anima gemella karmica, la fiamma con il karma, eccetera, e per sciogliere il nodo karmico, per andare anche a sanare ciò che è accaduto nelle vite anteriori, il Kundalini Reiki è un validissimo aiuto proprio perché unisce energia Reiki ed energia Kundalini. È molto più semplice rispetto al Reiki Usui perché non si hanno simboli, è molto anche più veloce, diciamo, da utilizzare.
Grazie al Kundalini Reiki, infatti, puoi purificare i tuoi chakra, quindi farti un bel allineamento energetico. Quindi se tu purifichi i chakra, ovviamente pulisci anche i canali energetici. Le energie kundalini e del Reiki vengono armonizzate nel tuo corpo ed esse lavorano insieme per favorire la guarigione e lo sviluppo personale. Se anche un'espansione della consapevolezza verso livelli più alti e se hai avuto degli disturbi importanti nel momento in cui ti sei attivata la kundalini, questo metodo può darti veramente molto sollievo. Quello che io consiglio però, più che fare il trattamento con me, fare proprio il percorso. Perché? Perché nel momento in cui tu fai trattamento con me, ok, che risolvi il tuo problema, punto. Okay, che per carità va bene, assolutamente. Però nel momento in cui tu invece fai il percorso con le attivazioni, in te che cosa scatta? Scatta proprio un percorso interiore verso una maggiore consapevolezza. Quindi poi tutto il lavoro assume anche una connotazione molto più profonda rispetto allo scioglimento del karma oppure alla risoluzione della ferita. Proprio perché nel primo livello del Kundalini Reiki, la prima attivazione apre i canali energetici per consentire la canalizzazione dell'energia Reiki e li prepara al risveglio della Kundalini che avverrà durante l'attivazione del secondo livello. I chakra della corona e del cuore vengono aperti e rinvigoriti. E oltre a questo, ovviamente, poi apprendi anche a fare trattamenti a te stesso, oppure agli altri, sia di persona che a distanza. Quindi, a parte questo, appunto, che poi diventi anche un operatore Reiki. Però quello che a me interessa ora farti capire è che proprio quando fai le attivazioni, fai un percorso interiore che è molto più profondo rispetto al consulto. Poi, nel secondo livello, vengono rafforzati tutti i canali Reiki e l'energia Kundalini viene attivata. Quindi ovviamente questo canale energetico viene attivato in modo totalmente sicuro. Perché? Perché tra il primo livello e il secondo io ti faccio fare una meditazione proprio in preparazione dell'attivazione della Kundalini. Quindi si attiva questo fuoco che parte dal primo chakra e raggiunge il chakra del plesso solare, preparandosi per risalire al massimo livello durante la terza attivazione. Quindi ovviamente tu tutto questo processo con il consulto con me non ce l'hai, ok? Perché con il consulto con me avviene solamente appunto lo scioglimento del karma, oppure dei blocchi, oppure dei traumi e così via, ma tutte queste aperture ovviamente non le hai con il consulto. E poi siamo arrivati al terzo livello, che è in pratica il rinforzo delle precedenti attivazioni. I chakra della gola, del plesso solare e sacrale della base vengono aperti. Il fuoco della Kundalini risale fino a raggiungere il massimo e fuoriuscire dal chakra della corona. E oltre a questo, impari ad attivare cristalli ed altri oggetti che così possono essere anche dei conduttori di Reiki. E ovviamente poi, dopo che ti viene anche insegnato a trasmettere agli altri queste attivazioni. Però, ripeto, non è quello
lo scopo in questo momento per chi ha un'anima gemella karmica, ma è proprio quello di evolvere lui stesso per avere una maggiore consapevolezza e poter quindi gestire al meglio questo rapporto, per non soffrire come un cane, perché ovviamente se tu hai anche tutti i chakra allineati, soffri molto meno perché sei in equilibrio, comprendi di più. E grazie alle attivazioni extra, perché ci sono anche attivazioni extra che sono quelle per le vite passate, poi c'è il Balance Reiki, c'è il Crystalline Reiki e c'è il Karma Reiki, che è appunto proprio per questo che serve per andare a sciogliere il karma. E c'è anche un'attivazione per andare a sciogliere il trauma della nascita. Però ovviamente qua a noi, in base al discorso che abbiamo fatto oggi, interessa quello del karma. Quindi grazie al percorso del Kundalini Reiki, attenzione, non al consulto con me, ma proprio a questo percorso, puoi acquisire una nuova consapevolezza per apprendere e a gestire al meglio il rapporto con la tua anima karmica, per non sbottare e per non mandare a quel paese tutto quanto prima del tempo, o anche proprio per fare un'evoluzione anche magari insieme a lui, perché no? Perché può anche essere che poi, una volta sciolto il nodo karmico, potete evolvere assolutamente insieme, che non è assolutamente detto che poi, sciolto il karma, ognuno per la sua strada. Però per evitare questo ognuno con la sua strada, bisogna avere una forte consapevolezza che ti dà appunto il Kundalini Reiki. Ovviamente vi metto poi il link sotto al video, che poi lo metterò ovviamente YouTube, come sempre. Ok, quindi questo è quanto ragazzi per oggi. Avete domande? Vediamo un po' se ci sono domande. L'amore mio che sta guardando, ciao amore. Ok, ragazze, quindi vedo che non ci sono domande, quindi io vi saluto. Domani avevo intenzione, sempre alla stessa ora, quindi alle 7:30 vostre, di fare una diretta quindi sulle ferite karmiche. Quindi andiamo ad analizzare ancora meglio questo aspetto delle anime karmiche. Poi ovviamente faremo anche dirette sul... Allora, sulle fiamme con il karma, mi sembra che avessi fatto già un video che poi magari ve lo metto sulla pagina. Anime gemelle karmiche, non ne ho mai parlato, faremo una diretta anche su quello. Piano piano parliamo di tutto, ragazzi. Ok, quindi vi mando un bacio grande. Adesso scarico subito questa diretta per metterla in YouTube. E ovviamente condividi questa diretta perché può essere importante per tantissime persone, che almeno facciamo un po' di chiarezza. E commentami sotto per farmi sapere la tua opinione o che in situazioni sei e se ti posso aiutare in qualche modo. Ti mando un bacio grande, a domani alle 7:30 ancora sulla mia pagina per parlare delle ferite karmiche. Ciao!